Buon pomeriggio a tutti cari amici del canale YouTube, ben ritrovati, rieccoci e vi proponiamo delle ultimissime dichiarazioni da parte del patron del Milan, da parte del proprietario del club rossonero e anche del fondo Redbird, ovvero Gerry Cardinale, che è tornato a parlare. Lo ha fatto in un forum in Qatar, in un forum dedicato al business con Bloomberg. E su Milan News troverete tutto lo sbobinato del suo intervento. 3-4 sono, diciamo così, le dichiarazioni più interessanti che possiamo commentare insieme. Innanzitutto lui dice che il partner del Milan per lui più importante sono i tifosi. I tifosi sono i partners più importanti che ha al Milan, e quindi lui tiene conto dei tifosi. E diciamo che se questa cosa è vera, è vera anche che allora Cardinale ha assolutamente percepito il clima che c'è allo stadio, che c'è sui social e che c'è qui in Italia attorno al Milan e attorno alla squadra in questo momento. Se davvero i tifosi hanno così importanza, e se davvero le manifestazioni dei tifosi hanno una rilevanza tale da catturare la sua attenzione, e allora vuol dire che le proteste allo stadio hanno avuto un effetto, sono arrivate a Gerry Cardinale. Ora però sta a Gerry Cardinale dimostrarlo, non più con le parole ma con i fatti, in questa campagna acquisti che sta per arrivare, a cominciare anche dalla scelta dell'allenatore, perché lui ha sempre detto che il primo anno lo ha lasciato scorrere, lo ha lasciato andare senza intervenire in maniera netta, però poi è intervenuto con l'inserimento di Zlatan Ibrahimovic, ora con la scelta dell'addio a Stefano Pioli, con l'arrivo del nuovo allenatore, con l'arrivo dei nuovi giocatori, perché anche la campagna acquisti di quest'estate, che stiamo a breve per affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà la sua campagna acquisti più importante. Quindi lui dice: i nostri partner nel Milan sono i tifosi. In America non è così, ma nel calcio italiano devi prenderlo molto sul serio, e io lo faccio. Quindi se Gerry Cardinale prende sul serio il sentimento dei tifosi, quello che il tifoso del Milan sta esprimendo in questo momento, perché addirittura lo ritiene un partner, non può non guardare e vedere quello che sta succedendo in Italia e allo stadio. Perché col Genoa c'è stata la protesta, col Cagliari c'è stata la protesta, vedremo anche se con la Salernitana ci sarà o meno la protesta della curva e uno stadio silenzioso, ma poi basta fare un giro sui social per capire il sentiment e per capire anche il punto di vista del tifoso. In questa intervista lui dice: è ovvio che parti sempre per vincere il campionato, per arrivare il più lontano possibile nella competizione. Per fare questo devi trovare un equilibrio tra l'obiettivo a breve termine di vincere ogni anno e l'obiettivo a lungo termine della sostenibilità e consistenza nel ridurre la volatilità e la variazione della performance. Quindi è un misto tra il vincere e la sostenibilità, quindi tra il trattenersi un po' nello spendere, quindi la sostenibilità. Un club, secondo lui, deve essere sostenibile, quindi sostanzialmente non può buttare dalla finestra i soldi, e allo stesso tempo cercare di vincere. È chiaro che se hai delle possibilità limitate, comunque non puoi avere dei budget illimitati, dei budget grandissimi, è l'unica scappatoia, l'unica via d'uscita che hai, avere un management competente. Perché se non hai una grande disponibilità, perché il tuo focus, uno dei tuoi focus, oltre a vincere, è la sostenibilità, con quei soldi che spendi devi spenderli bene, devi saperli spendere, devi saperli investire. Quindi devi avere chi sa gestirli bene e chi sa investirli bene. Questo è un po' la sintesi, altrimenti è chiaro che è dura vincere se come focus hai soprattutto la sostenibilità.
Poi dice: nel calcio ogni tanto l'emozione prende il sopravvento, e mancherebbe altro, il calcio è emozione, il calcio nasce soprattutto come questo. Bisogna amministrarla, dobbiamo assicurarci di prepararla per un successo a lungo termine, questa emozione. I tifosi vogliono sempre vincere. L'ironia dello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante. Questa frase qui secondo me va interpretata bene, perché cioè cosa vuol dire se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante? L'unico paragone che mi viene in mente è quando la Juve ha vinto per tanti anni di fila lo scudetto, qualcuno si annoiava un po' a vedere il campionato italiano, ok, però tra vincere tutti gli anni e vincere una volta ogni tanto ne passa di differenza. In questo momento il Milan non ha neanche come dire la possibilità di poter di avere la certezza di vincere ogni anno, quindi si cominci a rendere il Milan molto più competitivo e che possa essere una squadra che possa vincere ogni anno, poi si vedrà. Diciamo che sostanzialmente questa frase è un po' particolare. Lui dice: l'ironia dello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante. Secondo me è molto difficile vincere ogni anno, sarebbe già buono per il Milan cominciare a vincere ogni tanto, visto che l'ultimo scudetto è stato vinto nel 2022, ma precedentemente ovviamente lui non c'era come rappresentante del Milan. Il Milan ha vinto tanti anni fa, quindi non è che il Milan negli ultimi anni ha vinto tanto, ecco, quindi si cominci a vincere, che secondo me è meglio. Poi parliamo anche della questione allenatore, perché il silenzio attorno al futuro allenatore dipende anche da Stefano Pioli. Con questo cosa voglio dire? Non che Stefano Pioli resti al Milan, tutt'altro, ma oltre ad una forma di rispetto per l'allenatore attuale del Milan, che chiuderà dopo 5 stagioni al Milan, il Milan sta lavorando a fari spenti per trovare la migliore soluzione dal punto di vista economico e la formula migliore per separarsi da Stefano Pioli, perché voi sapete benissimo che se Stefano Pioli viene esonerato il Milan dovrà pagarlo anche se Stefano Pioli rimane a casa. Una cosa diversa invece è una risoluzione consensuale del contratto, quindi magari con una buonuscita, ma con un premio magari, ma non vai a pagare l'intero stipendio della prossima stagione, sapendo che Stefano Pioli ha ancora un contratto fino al 2025. Quindi c'è una netta differenza tra una risoluzione consensuale e un esonero. Ballano 4 milioni di euro netti, che al lordo per il club costano 8 milioni, quindi anche per questo c'è molta cautela nel far trapelare informazioni su quello che sta succedendo attorno all'allenatore. Probabilmente, questa è una mia idea, la speranza del Milan è che Pioli trovi subito una sistemazione, che trovi subito un accordo con un altro club, probabilmente in Napoli, se ne parla tanto, da ambienti napoletani parlano tanto di Pioli come futuro allenatore del Napoli, quindi se Pioli trova subito l'accordo col Napoli e chiude il rapporto col Milan, il Milan non va a, tra virgolette, perderci nulla a livello economico. E poiché, come abbiamo detto, la sostenibilità e l'aspetto economico è fondamentale per questa proprietà che guarda comunque queste dinamiche economiche e finanziarie, 4 milioni netti, quindi 8 milioni in più, fanno comunque la differenza, e quindi per questo si sta aspettando, anche per capire se magari il Napoli di turno si fa sotto, si fa avanti e faccia firmare subito un contratto a Stefano Pioli. In quel caso si va a risolvere il contratto e il Milan non investe, non spende nulla. In caso contrario, invece, in caso di esonero, il Milan deve pagare Stefano Pioli. Può anche accadere che il Milan esoneri a fine stagione Pioli e poi Pioli successivamente, nell'arco di qualche giorno, trovi una nuova sistemazione. In quel caso comunque il Milan non pagherebbe tutta la stagione a Pioli, ma solamente il periodo tra l'esonero e il nuovo contratto con la nuova squadra. Spero di essere stato chiaro in questo. Ragazzi, come sempre vi ringrazio, mettete like, attivate la campanella e iscrivetevi in tanti al canale YouTube. Un abbraccio, ciao!